Ciao Alessandro, siamo qui alla presentazione di questo store di Sebago. Prima di arrivare a Sebago ti chiedo della partita di Milano, perché secondo me esci tranquillamente come uno dei migliori da San Siro, se non il migliore. Sei in crescita fisica e di prestazioni evidenti, come la vivi questo momento? No, con tranquillità, sto continuando a lavorare come ho sempre fatto. Fa parte del processo, del percorso. Sono contento e bisogna continuare così. Forse avevi perso quell'inizio di stagione con quell'infortunio come della Fiorentina, forse te lo sei portato un po' dietro e adesso sei invece di nuovo tornato al top della formazione e, come abbiamo chiesto anche al mister dopo Milano, ci puoi tranquillamente stare in Serie A, lo stai dimostrando. Sì, no, ma come ho detto prima, sono sempre rimasto tranquillo perché so che alla fine il lavoro paga. Sicuramente avevo bisogno di un po' di fiducia in me stesso e lavorando l'ho riacquistata e sono contento di come stanno andando le cose. Raggiunta la salvezza, non solo non avete mollato, ma forse anche liberi mentalmente avete dato ancora di più. No, non si tratta di essere liberi, sentiamo addosso la responsabilità di rendere felici i nostri tifosi e non ci siamo prefissati obiettivi di punti, quindi per noi il campionato non è finito, mancano 3 partite e vogliamo fare più punti possibili. Quanto è stato importante anche il mister che ti ha dato fiducia, insomma, nella tua crescita? Quanto è stato importante? Ma tanto, perché già dall'anno scorso è partito un percorso insieme. Tutta la squadra sta crescendo anche grazie a lui, soprattutto grazie a lui. È una persona per bene che ci dà tanta fiducia ed è piacevole lavorare con lui. Sei un uomo della difesa, ma direi che anche quando vai in avanti con i cross va sempre meglio. Hai imparato da tuo cognato? Sì. Spero di fare qualche assist in più. No, a parte gli scherzi. Mi piace giocare con la palla da sempre, quindi spero di continuare ad aiutare la squadra. Domenica Sassuolo, come il Cagliari, una squadra che ha bisogno di punti, che tipo di avversario vi aspettate? Un avversario sicuramente affamato che verrà qui per provare a prendere più punti possibili. E noi, come ho detto prima, ci teniamo soprattutto in casa a vincere. Come ti chiedeva Maurizio, effettivamente sì, difendere ma anche tenere il pallone, giocarlo, si vede che ti piace. Questo è un po' il campionato in cui anche i difensori hanno più responsabilità in tal senso. Te le sta chiedendo anche il mister, che a Milano, è giusto ricordarlo, dopo 4 minuti il rigore te lo percorri tu. Sì, no, lavoriamo tanto in settimana per studiare i punti deboli degli avversari. E il mister mi ha dato fiducia, ha detto che quando ci sarebbe stata occasione potevo spingermi un po' più avanti e ha avuto ragione. E spero di continuare ad aiutare la squadra. Si vede proprio che senti il peso della maglia, sei uno dei giocatori che probabilmente ha rappresentato la seconda parte della scorsa stagione e si sta ritagliando il suo spazio. Si è creato un bel gruppo, mi sembra che tutti abbiate proprio la sensazione di cosa significhi vestire la maglia del Genoa quest'anno. Sì, no, c'è tanta responsabilità, si è creata una bella alchimia con i tifosi, quindi tutti sentono il dovere di fare una corsa in più. In più un gruppo con una mentalità vincente, anche le partite in allenamento sembrano una partita di campionato perché nessuno vuole perdere, quindi ci spingiamo sempre a dare qualcosa in più. Girardino sarà il vostro allenatore anche nei prossimi anni, paradossalmente sarà più facile perché, visto che lo conoscete già, ma vi chiederà ancora di più. Sì, no, ci chiediamo tutti sempre qualcosa in più, vogliamo continuare a crescere, il percorso è all'inizio e dobbiamo continuare a lavorare seriamente e seguire il mister come abbiamo sempre fatto. Posso, ragazzi?